Padre Albino Candido, nel suo diario di un pellegrino carnico, descrive situazioni reali e vissute sulla sua pelle, impressioni, stati d'animo nella solitudine dell'eremo o tra gli stessi suoi confratelli in convento. Anche chi non lo ha riconosciuto direttamente, in esso egli si rivela subito un amico, un confidente, un monaco che ha tantissime intuizioni, un padre spirituale, un fratello. Quando leggi umilmente il suo diario, non te ne puoi più staccare. Quando lo riprendi, ti appare sempre nuovo. È davvero coinvolgente, pieno di sorprese, profondo, poetico. In esso qualsiasi situazione ha un senso, e se non lo trova subito, continua ad argomentare, ad indagare su cose che a prima vista appaiono banali. Egli dialoga continuamente con se stesso, ma anche con Dio. Lo fa attraverso la natura, gli eventi e gli incontri. Sa che nulla è a caso, ma ognuno di noi deve anche sforzarsi di interpretare cosa Dio vuole realmente nella nostra quotidianità. Nel suo diario di un pellegrino carnico, Padre Albino si interroga frequentemente sul suo esserci, sul senso della vita terrena, del dolore e della sua stessa vocazione monastica. Si rende conto della sua povertà, ma ha uno sguardo preferenziale sulla ricchezza d'amore divina, sulla paternità di Dio, sulla figliolanza di Gesù, sui lumi dello Spirito Santo, sulle cose che ci attendono nell'aldilà. In pochissime righe del diario, in maniera molto semplice, Padre Albino riassume il suo essere monaco. Ripropongo la comunione come lavoro della giornata. Non ho nessun compito concreto a cui appoggiarmi. L'unico lavoro concreto è di comunicare con Lui.